centro di Mociano e qui con noi abbiamo il presidente dell'associazione Rosso Ducati, nonché organizzatore di questo fantastico evento. Dici un po', com'è andata questo evento quest'anno nella seconda edizione? Allora, diciamo che fino a 2-3 giorni fa eravamo in dubbio se fare questo evento o no per causa del meteo, veramente brutto in questi 2-3 giorni. Poi fortunatamente oggi diciamo che il Signore è stato clemente con noi e ci ha fatto realizzare questo evento. Allora, come nasce questo evento? Di chi è l'idea? Allora, l'idea nasce l'anno scorso in collaborazione con un bar. Poi abbiamo visto che abbiamo avuto tantissimo successo e quest'anno ci siamo, diciamo, ripetuti, ma con molta più affluenza, perché l'anno scorso poi era, diciamo, l'edizione si svolgeva in un'unica via. Quest'anno invece abbiamo coinvolto tutto il centro storico di Mociano e poi diciamo che anche quest'anno abbiamo avuto la partecipazione di 3 piloti di fama mondiale, tra cui Stefano Nepa, Matteo Ciprietti e Roberta Ponziani. Knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous. But on the surface, he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud. He opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's choking now. The clock's run out. Time's up, over, plow. Snap back to reality. Oh, there goes gravity. Oh, there goes rabbit. He choked. He's so mad, but he won't give up. Daddies, he know he won't. He knows his whole back to these ropes. It don't matter, he's dope. He knows that, but he's broke. He's so stagnant, he knows when he goes back to this mobile home. That's when it's back to the lab again, yo. This old rhapsody better go capture this moment and hope it don't do it. La nostra associazione sarebbe, diciamo, è un motoclub, perché è affiliata alla Federazione Motociclistica Italiana. È un motoclub nato quest'anno con la passione delle moto e un gruppo di amici. Abbiamo avuto tantissimo successo, abbiamo oltre 80 tesserati e siamo uno dei club in Abruzzo con più tesserati riguardo il mototurismo. Ho visto che l'organizzazione si è sviluppata dalla mattina, quindi dalle 8:30 del mattino che sono state le iscrizioni, poi avete fatto fare un giro, diciamo, nel centro di Mociano. Perché diciamo che la manifestazione che è partita dal mattino era valevole per il trofeo delle regioni, ossia il motociclista praticamente è venuto da noi stamattina, si è registrato ed ha acquisito dei punti per il campionato regionale. E poi ci sono stati tanti intrattenimenti, come vediamo qui dietro alle nostre spalle, concerti, tantissime moto, quindi 2 ruote e 4 ruote, quindi per tutti gli appassionati che amano, no? I motori. Un vero motor show qui a Mociano. Abbiamo dai camion più spettacolari, i truck della scuderia Gatti, alle Harley, alle moto più sportive da corsa e anche alle moto storiche. E come siete riusciti a gestire tutto con la situazione Covid? Allora, giustamente diciamo è un periodo abbastanza difficile, però abbiamo tutti i permessi e tutte le situazioni, diciamo, si svolgono con le normative Covid. Quindi abbiamo all'ingresso della piazza per assistere al concerto con i sanitari che rilevano la temperatura e praticamente indossano le mascherine.
che questo è il terzo anno che tu partecipi al Moto Mondiale 3, giusto? In verità è il quarto anno, però diciamo che è la mia seconda stagione completa, perché nel 2018-2019 ho partecipato a metà campionato e dal 2020 invece ho partecipato come pilota ufficiale dall'inizio fino alla fine. Però diciamo sì, è il mio quarto, ma per me io lo sento più come secondo, perché cambia molto iniziare da metà stagione iniziata, buttarsi subito in gara senza fare test e tutto, e invece iniziare da dicembre che fai ritiri con il team, test ufficiali e tutto il resto, però dai, va bene così. Allora, so che tu hai iniziato con le mini moto, tu sei di Cologna, giusto? Hai iniziato nella pista di mini moto di Giulianova, vero? Sì, ho iniziato con le mini moto, beh, con le gare con le mini moto, però in verità ho iniziato con i mini cross da piccolino, avevo 4 anni. È iniziato dietro alla campagna di casa e poi piano piano mio padre ha cercato di portarmi verso la velocità, perché lui è un ex pilota di motocross e sa benissimo che è uno sport tosto come la velocità, però ecco, fisicamente ancora di più, quindi ha cercato di portarmi sulla velocità e da lì ho iniziato con le mini moto nella storica pista della famiglia Ciprietti, che meno male questa pista, perché purtroppo nella nostra zona non c'è tanto per il motociclismo, però ecco, meno male la pista della famiglia Ciprietti, e da lì niente, ho iniziato e poi ho proseguito con il campionato, con tutto il cammino del campionato italiano, mini moto, mini GP, premoto 3 e adesso moto 3 e il mondiale. E per il prossimo anno? Beh, il prossimo anno l'obiettivo è cercare di passare in moto 2, però vediamo, ci vogliono un paio di podi e di vittorie, se no proviamo a rimanere in moto 3 e cercare di essere protagonisti in moto 3. Allora, Matteo adesso sta correndo la gara National Trophy 600, campionato italiano. So che sei primo. Sì, sono primo. Quest'anno un campionato nuovo con la moto Ducati 955, con il team ZPM. Sta andando molto bene, mi trovo primo in campionato. Vengo dalla scorsa vittoria di Imola, quindi sono molto molto felice. Adesso siamo qui a Mociano in questo evento Rosso Ducati, sono onorato di essere qui, è bello tornare con le persone che conosci e festeggiare. Ringrazio il presidente per avermi invitato e mi sto divertendo tanto. So che nell'ultima gara che hai fatto un gran weekend, quindi praticamente hai fatto primo su tutto. Sì, è stato un weekend perfetto. Ho dominato le prove libere, poi in qualifica mi sono piazzato al primo posto e poi in gara ho vinto con margine, quindi è stato un weekend perfetto con i fiocchi, magari tutti i weekend così, però molto bene, molto bene. E invece so che adesso, il primo di agosto, hai un'altra gara, vero? Sì, il primo di agosto c'è la prossima gara al circuito di Misano, lì è una pista che mi piace, vado bene, quindi ci sono tutti i presupposti per fare una bella gara. Allora, tu hai iniziato presto, all'età di 4 anni, vero? Sì, ho iniziato all'età di 4 anni nella mia pista di minimoto a Giulianova. Lì ho fatto tutta la mia infanzia. Ho iniziato da lì, è stato
sono stati dei momenti bellissimi, tutta la mia infanzia lì, sono cresciuto tanto, lì con tutte le mini moto, gli amici, quindi da lì si parte per andare poi a fare altre categorie più importanti, prima dalle mini moto e poi devi fare i mini GP, tutta la scaletta, però il primo passo è le mini moto, quindi poi avendo la pista di famiglia a Giulianova è stato tutto più facile. Diciamo che la tua pista di Giulianova di famiglia ha dato il via a tantissimi atleti qui adesso, come abbiamo visto con gli altri due ragazzi. Sì, sì, infatti da Stefano e Roberta sono stati tantissimi piloti. Dove ci sono le piste di solito si sviluppano dei campioncini, no? Quindi è una pista di riferimento a livello italiano dove sono cresciuti tanti piloti e sono veramente felice che sia la mia pista, quindi ancora meglio. Senti, so che tuo zio ha dato il via, ha scatenato tutto, quindi ti ha dato questa passione e ti ha trasmesso per le moto, vero? Sì, sì, mio zio è stato il mio mentore, quello che mi ha portato per primo sulle due ruote e ancora tuttora mi segue, viene con me alle gare, per gli allenamenti e tutto il processo prima della gara. E sì, è un punto di riferimento che è in questo sport, sì è uno sport individuale, però ci sono tante persone dietro e lui è una di queste, quindi è una persona di livello. Bene, e invece riesci a conciliare la vita privata con le gare, con la preparazione? Sì, per fortuna io sono molto metodico e riesco a gestire i miei tempi tra università, che mi sono iscritto anche all'università, vita privata, amici, non è facile perché la vita da sportivo è una vita... è un po' difficile, devi seguire degli orari, alla sera andare a dormire presto, però ci riesco e va bene, mi diverto. Questa è la vita da campione. Esatto, ancora non siamo campioni a tutti gli effetti, però cerchiamo di diventarlo e per diventarlo uno deve fare dei sacrifici, altrimenti i risultati non arrivano. Siamo con Roberta Ponziani, lei viene da Montorio Alvomano. Ciao Roberta. Ciao, buonasera. Allora, raccontaci un po' di te. Allora, io ho iniziato a correre con le mini moto da piccola, intorno ai 9 anni, e sono riuscito a vincere 2 campionati italiani e a fare seconda 2 volte nell'Europeo. Poi sono passata alla Supersport 300 e ci corro anche adesso. E ho fatto 2 anni il campione italiano con i maschi, diciamo, e invece adesso corro nell'Europeo femminile, che è sempre della 300, e diciamo che i risultati iniziano ad arrivare. Che differenza hai trovato nel gareggiare con gli altri uomini invece che con delle ragazze, e invece adesso che potrai finalmente gareggi con delle ragazze? Sicuramente c'è più parità anche a livello fisico e era più difficile mettermi in mostra con i ragazzi perché ovviamente il livello è un po' più alto, invece con le ragazze riesco a stare un po' più davanti, quindi anche a livello di visibilità comunque è meglio, insomma. Allora, tu hai iniziato da piccolina, e sempre tramite le mini moto hai iniziato, sempre qui a Giulianova, giusto? Io in realtà ho iniziato nella pista che per un periodo c'è stata a Montorio Alvomano, che è il mio paese, e però diciamo che è durata poco, diciamo, quella pista, e successivamente ho conosciuto la pista di Giulianova e la famiglia Ciprietti e da lì ho iniziato a correre con loro, con le mini moto. Ok, com'è stata per te crescere in un ambiente forse qui da noi prettamente maschile?
no? Perché magari di ragazze della tua età così piccole ce ne sono poche che correvano in moto. Quindi com'è stato per te crescere in questo ambiente? Diciamo che non è facilissimo, sì, in realtà non è che sono poche, per un periodo ho corso da sola con i maschi, diciamo con le minimoto, per tutti gli anni in cui ho corso con le minimoto ero da sola, quindi diciamo che adesso con l'Europa femminile ho incontrato tante ragazze, ma di italiane comunque ne sono poche. È difficile trovare sponsor perché comunque non è uno sport conosciuto, soprattutto a livello femminile, quindi è difficile.